sempre giocato a fuoco. È stato al peggio. Andiamocene! Ti tiriamo fuori da lì. So cavarmela da sola, Vrex. Femmine. Noi. Cerberus, cosa ci fa? Cosa volete? Porterò i Krogan su Palaven, i Turian mi hanno promesso dei rinforzi. E Cerberus cosa c'entra in tutto questo? Non lo so, l'uomo misterioso ha in mente qualcosa. In tal caso tienili a bada. Questo trattato sarebbe un'enorme vittoria per l'Alleanza. Ci servirà tutto l'aiuto possibile. Come procede con il congegno Protean? I ricercatori dell'Alleanza hanno avviato la costruzione. La squadra l'ha denominato Progetto Crucibolo. Stiamo inviando chiunque sappia usare un martello. Sarà il progetto più ambizioso dell'intera storia dell'umanità. Ce la faremo? Non ti nascondo che sarà una bella sfida. Ma i ricercatori dicono che i progetti sono ingegnosi. Di enormi proporzioni, ma anche stranamente semplici. Possiamo farcela, Shepard. Puoi farcela. Non dubitarne mai. No, signore. Bene, Hackett, chiudo. Thank you.
Hai la femmina, Vrex. Una cura per il resto del tuo popolo può aspettare. Non era questo l'accordo. Ma Palaven ha bisogno ora dei vostri rinforzi. Non possiamo attendere. A meno che ogni Krogan non venga curato, non ci sarà alcuna alleanza. Mordin, quanto ci vorrà per completare la cura? Serve sintetizzare antigene base da femmina e tessuto di Krogan maschio in salute. Servirà, campione. È davanti a te. Accettabile. Dovrai restare a bordo di Normandy per procedura. Ah, d'accordo. Speriamo che il cibo sia migliorato. Una cura che funzioni per tutti i Krogan mi sembra una bella impresa, Mordin. Puoi farcela? Certo, simile a progetto di modifica di genofagia. Questa volta lavorerò contro mie alterazioni, non semplici come DNA esca per bloccare legami. Neutralizzare blocco di sistema nervoso ridondante, regolare neurotrasmettitore. Ok. Creerò cura, Shepard, non preoccuparti. Allora inizia subito e fai in fretta. Come sempre, se vuoi parlare ancora sarò in infermeria. Eva richiede esami. Eva? Vero nome femminile ignoto. La Normandy è una nave umana. Date le circostanze, mitologia umana sembrava appropriata. Suggerisco di parlare con lei. Nuova prospettiva. Insolito in Krogan. Bene, c'era qualcos'altro? Ci sarebbe un piccolo problema. Una nave con cui abbiamo perso i contatti. Che è successo? Preferirei discuterne in privato. I problemi dei Turian non sono niente in confronto. Di che si tratta? Alcuni dei miei uomini sono spariti. Il resto potremmo discuterlo da un'altra parte. Vi raggiungerò entrambi nel centro di comando. Preparatevi a parlare. Una delle vostre navi è dispersa? Schiantata, a dire il vero. Non potevo parlare di fronte al Krogan. La nostra nave è caduta su Tuchanka. Ora sono bloccati dall'avanguardia dei razziatori giunti sul pianeta. Che cosa ci fanno laggiù? Mi dispiace. È riservato. Ma è fondamentale che vengano salvati. Devono completare la loro missione originale. È una questione di pace galattica. Farò il possibile. Apprezzo il suo aiuto e la sua comprensione. I vostri uomini schiantati su Tuchanka, quanti sono? Un plotone. Ha detto che la loro missione era una questione di pace galattica. Perché? Mi dispiace, comandante. Come ho detto, sono informazioni riservate. Se devo rischiare, mi servono delle risposte. Non posso dirglielo. La prego di capire. Il comandante è il tenente Tarquin Victus. Sarà il suo contatto. Victus? Mio figlio. Mi serviva qualcuno di cui fidarsi completamente. La Dalatras Salarian teme ciò che i Krogan faranno una volta curati. Lei cosa ne pensa? Non avrà importanza se non fermiamo i razziatori, ma comprendo i suoi dubbi. La luna su cui mi ha trovato è lì che approntammo l'ultima difesa contro i Krogan durante la rivolta. Erano davvero implacabili. Come andò a finire? I Krogan iniziarono a usare gli asteroidi come armi, scagliandoli contro le nostre colonie. Non avevamo scelta. La genofagia era la nostra ultima possibilità. Pertanto sì, le intenzioni dei Krogan dopo questa guerra saranno un problema serio, ma preferisco avere un alleato grato che un nemico risentito. Chiedere aiuto ai Krogan deve essere difficile per lei. Gli errori del passato non possono offuscare il futuro. Un tempo le nostre specie erano nemiche. Voi la chiamate la guerra del primo contatto. Io ero lì, intento ad evitare i colpi della vostra flotta. E ci guardi ora, a bordo di una nave di progettazione Turian umana, a collaborare. Come vanno le cose su Palaven? I rapporti sulle perdite sono sconcertanti.
I razziatori stanno sfruttando le nostre stesse tattiche contro di noi. Hanno fatto lo stesso sulla Terra. Lo stratega che è in me ammira la loro brutalità, la mia civiltà. I Krogan faranno in modo che non accada. Sempre se avrete successo con la cura. Ci riusciremo. Dovete riuscirci, comandante. Non voglio passare alla storia come l'ultimo primarca. È tutto. Certo, comandante. Davvero un bello scontro su Surkesh, proprio come ai vecchi tempi, Shepard. Come al solito ho dovuto salvarti le chiappe. Ero io quella a cui tutti sparavano. Beh, io ti ho fornito il supporto morale. Una delle tue squadre è scomparsa? Stavano esplorando la rete Rakni. Avevamo sentito voci di problemi nell'area. I Rakni? Sapevo che lo avresti trovato interessante. Ho un favore da chiederti. Un grosso favore. Non dirmi che sono tornati. So solo che una volta arrivati lì i nostri ricognitori sono spariti. Ho mobilitato la compagnia Arlak, la mia unità migliore. Quando vorrai, ti raggiungeranno lì. Vedrò cosa posso fare. Pensaci tu, Shepard. Come possono esserci problemi con i Rakni? Erano praticamente estinti. L'ultima regina ha promesso di sparire per sempre o sarebbero stati distrutti. Lo so, c'ero anch'io. Ho un brutto presentimento a riguardo. Forse non sono i Rakni, forse sì. Potrebbe trattarsi di un'altra invasione. Se stanno strisciando fuori da sotto qualche roccia, sai quanto potrebbe essere grave. Dobbiamo fermarli. Cosa farete quando la genofagia sarà curata? Una volta eliminati i razziatori, buona parte dei Krogan vorrà pareggiare i conti con i Turian e i Salarian. Non glielo permetterò. Non è quella la nostra strada. Questa volta sarà diverso. E molti saranno sollevati nel sentirlo. Nessuno vuole ripetere la storia. Sanno che stavolta vinceremo noi. Ma la guerra non ha mai portato altro che miseria. È tempo di ricostruire. Com'è la situazione su Tuchanka? Ricevo rapporti confusi sull'arrivo di forze dei razziatori. C'è in ballo qualcosa di grosso. Non lascerò che quelle cose conquistino Tuchanka, non quando stiamo per curare la genofagia. Il mio popolo ha già avuto abbastanza sfortuna. Su Surkesh sembrava che la Krogan sapesse cavarsela da sola. Alle nostre femmine non manca certo lo spirito. Ai maschi basta uno sfoggio di forza per risolvere le cose. Alle femmine piace parlarne. E poi rifletterci. E poi parlarne ancora un po'. Senza offesa. E tu ci credo o no, a volte abbiamo delle buone idee, Vrex. Dovresti provare ad ascoltare. Già, ma le nostre femmine ne hanno troppe. Quindi a volte fingo di ascoltarle e... Beh, diciamo solo che anche le femmine Krogan hanno un bel caratterino. Per ora è tutto, Vrex. Torniamo al lavoro. Quando vuoi. E Shepard, mi piace come hai sistemato la Normandy. Ero stufo di passare tutto il tempo nella stiva. Non ho ancora un finestrino come quello di Lyara. Ma forse è perché non bacio bene come lei. Non commento. Già. Mi mancava questo posto. Mi piacerebbe spaccare qualche testa con te. Ma il dovere chiama. Se il Salarian dice che il mio DNA è importante, chi sono io per contraddirlo? Salarian avrebbero un posto più sicuro sul loro pianeta? No, loro erano forti. Cerberus ha la tecnologia dei razziatori. In confronto a loro i Salarian... Comandante, sono giunti nuovi rapporti sull'attività di Cerberus su Tuchanka. Ho aggiornato la mappa galattica.
Comandante, è un piacere rivederti. Ti stai ambientando, Trainor? Finalmente mi sento un po' utile. Non è stato facile integrare quei dati per il Consiglio di Guerra. Come vanno i sistemi? Diciamo che è stato utile per effettuare dei test operativi. La specialista Trainor è stata estremamente disponibile. L'accuratezza dei dati del nostro centro di comando è frutto del suo lavoro. Grazie, Ida. Devo ancora abituarmi a tutto questo. Nel laboratorio avevamo pile di tecnologia ovunque. Qui invece è come vivere in una scatola da scarpe. All'inizio su una nave ci si sente sempre un po' stipati. Ti abituerai. Oh, non è affatto male. Non mi dispiace l'atmosfera confortevole. È un sogno. Al laboratorio facevamo incetta di qualsiasi cosa perché non avevamo fondi. Ora... Ida, l'Aria Hackatech utilizza un algoritmo intelligente esclusivo che potrebbe migliorare i nostri dati a lungo raggio. Possiamo acquisirne la licenza? Certo. Sto analizzando e applicando il software. L'algoritmo dovrebbe ridurre la durata delle analisi dei dati strategici di combattimento a lungo raggio del 3%. Notevole. Se posso ottenere la strumentazione che mi serve, vivere in una scatola da scarpe mi va più che bene. Krogan e Turian dovrebbero davvero seguire l'alleanza. Hanno un sacco di cose in comune, come sparare alle cose, non voler morire e... No, direi che è tutto. Ehi, so che prendevo in giro Garrus per il suo carattere, ma sono lieto che sia qui. C'è un sacco di robaccia in giro che ha bisogno di un bel proiettile tra gli occhi. Potremmo aver bisogno di calibrare qualcosa. È un bene che tu sia qui. Avrei delle domande riguardo la genofagia. Non sei l'unica. Cosa vuoi sapere, Ida? Una femmina Krogan in età riproduttiva può deporre covate di 1000 uova fertilizzate nel corso di un anno. Su Tuchanka vivono più di 1 miliardo di femmine. Basterebbe che l'1% diventasse fertile per dare alla luce 10 miliardi di Krogan. Anche gli insetti terrestri sono molto prolifici. In gran parte muoiono. Il tasso di mortalità sarebbe senza dubbio elevato, ma lo Stato ha l'interesse di mantenere in vita i neonati a fini bellici. Hai altre buone notizie? Logistica. Anche se si schierassero con noi, il trasporto dei Krogan sui campi di battaglia di Palaven potrebbe risultare difficile. Sono stati smilitarizzati. Ciò significa che non hanno navi da guerra. Cosa suggerisci? Serviranno navi Turian o civili per trasportarli in battaglia. Con il tuo permesso, potrò fare in modo che tali navi si trovino in posizione quando riterrai di schierare i Krogan. Va bene. C'è dell'altro? Viveri. Su Palaven non troveranno alcunché di edibile. Dovranno portarsi del cibo o affidarsi ai nutrienti nelle loro gobbe. Di bene in meglio, insomma. Avranno anche bisogno di sedativi. I Krogan tendono a diventare aggressivi a bordo delle navi e in altri spazi ristretti. Occupati anche di questo. Hai qualche altro timore? Niente che richieda la tua attenzione, Shepard. So che femmine Krogan trovano cicatrici attraenti. Garrus è leale e abbastanza intelligente. Un po' aggressivo. Quasi come Krogan. Per la terza volta, dottore, non mi interessa. Ah, Shepard, stavamo giusto... Stai bene? Sto bene, Vrex. Puoi rilassarti. Non si può mai essere troppo cauti, né riporre alcuna fede nei dottori Salarian. Questo è diverso. Davvero? Quello cos'è? Un semplice esame del sangue. Di che tipo? Di tipo che pone fine a genofagia. Shepard, per favore, distrazioni controproducenti influiscono su tranquillità di paziente. Era lui la tua fonte interna, Vrex. Puoi fidarti. La mente dei Salarian è come un labirinto.
Non sai mai quando ti stanno conducendo in una trappola. Trappola? Liberazione di Eva è opera mia. Se non fosse per me, non avreste mai saputo di lei. Quello appartiene al passato, ma ora è fuori. E se dovessi farle del male, mi sentirai. Capito, ma mia paziente, mia responsabilità. Suo benessere è priorità. Non permetterò che venga compromessa da nessuno. Hai del fegato, dottore. Tienila al sicuro. Le femmine hanno già sofferto abbastanza. Non dimenticare, necessito ancora tuo tessuto. Tornerò. Una fobia comune, paura degli aghi. O dei dottori Salarian. Ora ho lavoro da fare. Preferisco femmine della specie. Forse con l'inibitore? No. L'intero processo di catalizzazione fallirebbe. Gravi danni neurologici. Lasciamo stare. Di cosa stai parlando? Metodo per estrarre cura funzionale senza ucciderti. Molte variabili. Tuo sistema immunitario compromesso. Sto considerando opzioni. E devi proprio farlo ad alta voce? Sì, processo uditivo. Devo sentire i miei pensieri, simulare conversazione per promuovere nuove idee e massimizzare produttività. Ma stai parlando della mia morte? Oh, mi scuso. Dettagli medici causano angoscia emotiva. Non avevo considerato effetti su paziente. No, significa soltanto che non riesco a dormire. Faccio il mio meglio per tenerti viva. Eviterò argomenti sensibili. Grazie per avermi salvato la vita, comandante. Non pensavo che i Krogan avessero ancora degli alleati nella galassia. Vi dobbiamo tanto, anche se molti l'hanno dimenticato. Possiamo perdonarli. Le nostre azioni non hanno esattamente ispirato amicizia. Gli amici si chiamano per nome. Mi sento in colpa a non conoscere il tuo. L'ho abbandonato il giorno in cui sono divenuta sciamano del clan delle femmine. Ora appartengo alle mie sorelle. Ma forse un giorno, quando tutto questo sarà finito, potrai saperlo. Non sapevo che i Krogan avessero sciamani femmina. La saggezza deriva dal dolore e la genofagia ci ha rese molto sagge. Invece di arrendersi alla disperazione, alcune di noi hanno scelto di preservare la vita del passato. Salvaguardiamo la cultura, la conoscenza, i segreti. Quando i nostri figli vivranno di nuovo, i Krogan potranno prosperare. Come sei stata iniziata? Si viene rinchiusi in una caverna per 7 giorni con pochissimo cibo. All'8° giorno si muore di fame. E questo cosa prova? La tua risolutezza. A ogni accolito viene offerta una scelta. Scavarsi un'uscita a mani nude attraverso la roccia oppure morire. Come hai fatto a uscirne viva? Iniziai scavando nella direzione sbagliata. Mi trovavo nella totale oscurità. Avevo soltanto il battito del mio cuore a sostenermi. E poi? Trovai questo. Un semplice cristallo, ma divenne il mio scalpello. Prendilo come promemoria, comandante. Anche nell'ora più buia c'è sempre una via d'uscita. Un'iniziazione brutale. Ma illuminante. Vivendo nell'oscurità si impara ad apprezzare la luce. Che ne pensi di Vrex? Quando non cerca di ingravidare mezza Tuchanka è la cosa migliore che sia mai capitata ai Krogan, ma non glielo dirò mai. Si è già montato abbastanza la testa. È diventato un leader forte. So che in cuor suo Vrex vuole il meglio per noi, ma non tutti i clan la vedono allo stesso modo. Perché gli altri dovrebbero dare problemi a Vrex? Non vogliono tutti un futuro migliore? La cooperazione non è nella natura dei nostri maschi. Sono diventati egoisti. Si preoccupano solo della sopravvivenza. Vrex è diverso. È un mutante, questo puoi dirglielo. Vrex vorrà vendicarsi per la genofagia. Alcuni clan se lo aspetteranno, ma spero che Vrex sappia resistere. Lui comprende che il ciclo di violenza deve finire affinché i Krogan abbiano una voce nella politica galattica. Tuttavia è soltanto un Krogan. Se abbastanza clan lo pretenderanno, potrebbe non riuscire a fermarli. Se posso chiedertelo, com'è vivere con la genofagia? Ho conosciuto sorelle che non sopportavano la vergogna di essere sterili. Vagavano per le distese aride nella speranza che un divoratore le uccidesse e ponesse fine al loro tormento. Hai mai provato un simile impulso? Sì, dopo il mio primo aborto. E come hai trovato la forza di resistere? Quando mio figlio non ha respirato. È stato allora che è davvero iniziata la mia vita.
La genofagia ci costringe a vivere nella speranza. Non c'è nient'altro. Non c'è motivo di esistere se non la speranza che il domani porti cambiamenti. E se non accade, c'è sempre il giorno dopo. Cosa credi che succederà dopo che la genofagia verrà curata? La nostra specie ritroverà il suo equilibrio. Le femmine aiuteranno a plasmare il futuro, come in passato, prima che divenissimo pedine dei maschi avidi di potere. Molti di loro sembrano decisi a sparare a qualsiasi cosa li guardi male. Che altro gli resta da fare? A causa della genofagia, sono diventati killer erranti in cerca di bersagli per giustificare la propria esistenza, di scuse per guadagnare onore. Come ti sta trattando, Mordin? Meglio dei maschi Krogan. Non è il tipico Salarian. No, no, no. Ridondanza di organi risulta in nuovo periodo prima di metafase. Non posso alterare. Danni a telomero, invecchiamento precoce. A volte lo fa. Ma avverto in lui del dolore. Mi ha parlato del suo lavoro sulla genofagia. Dovrei considerarlo un nemico. Eppure credo che io e le mie sorelle abbiamo cambiato qualcosa in lui. Proleasa, rivorcia, allergia, latticini, beh, non ha un grande orecchio. Come sei finita negli esperimenti di Melon? Ci siamo offerte volontarie, dicevano che Melon stesse cercando di curare la genofagia per il clan Werlock. Non è un clan rivale? Le rivalità sono un'invenzione dei maschi. Sotto il loro governo, Tuchanka è rimasta in rovina per oltre un migliaio di anni. E ora che le femmine riprendano il proprio posto nella società e riesumino il nostro futuro, Melon era la nostra speranza. Peccato che nessuna delle altre femmine sia sopravvissuta. Lo so, la più giovane, Kurn, è stata l'ultima a morire. Ma lei sapeva che sarebbe ascesa al vuoto libera da questa maledizione e che avrebbe sorriso vegliando sui figli di Tuchanka. Il suo spirito sarà la levatrice del mio primogenito. Torneresti da Melon? Assolutamente sì. Basta una sola candela per accendere un fuoco e per disperdere l'oscurità. Ti ringrazio. Piacere mio, comandante. Mi fa piacere vedere che gli umani rispettano le loro donne. Il tuo popolo ti ha affidato una grossa responsabilità. Non più di quella che hanno affidato a te. Allora mostreremo agli uomini come si fanno le cose. Ci sto. Shepard, esame di sangue completo. Indica stress significativo in sistema di Eva. Dati di Melon molto completi, fortunatamente anche dettagliati. Ho usato appunti per migliorare sua condizione. Hai scoperto perché è immune? Genofagia ha colpito produzione ormonale durante gravidanza. Progetto di modifica usava stessa modalità. Sua immunità completamente diversa, ghiandole colpite ora obsolete come appendice umana, altre ghiandole mutate per produrre ormoni adeguati, permettendo nascita. Ciò spiega anche sua debolezza. Sostituzione di ghiandole imperfetta, problemi di salute. Credi di poterlo applicare a tutti i Krogan? Sì, userò tessuti di Eva per produrre mutageni e alterare funzioni ghiandolari di intera specie. Devo anche migliorare mutageno e regolare produzione ormonale, altrimenti malattia a lungo termine per tutti i Krogan. Quindi abbiamo fatto bene a salvare i dati. Già, trattamento di Eva molto più difficile senza di essi, forse impossibile. E quegli esperimenti che abbiamo visto su Tuchanka? Mostruosi, ripugnanti, ma ora con uno scopo. Vittime non morte per niente. Qualche novità su Melon? No, ho ordinato a squadre di cercarlo quando ho tentato di aiutare Eva. Finora niente. Galassia grande, molti nascondigli. Per quel che sappiamo, potrebbe essere già morto. Ucciderei subito, se possibile. A meno che non aiuti. Dunque il fine giustifica i mezzi. Non erano miei mezzi. Ma stai usando i dati, incoraggiando altri esperimenti come quelli di Melon. Incoraggiamento irrilevante. Esisteranno sempre scienziati disposti a test immorali. Non possiamo cambiare. Ma possiamo aiutare Eva. Possiamo curare genofagia. Non ignorerò dati vitali per sua sopravvivenza solo perché di origine immorale. Come sta andando? Attualmente niente febbre. Battito cardiaco elevato. Probabile stress. Alimentazione appropriata. Potrebbe apprezzare altra coperta. Qualcosa di soffice. Preferisco lasciarla recuperare completamente prima di sintetizzare cura. Mio consiglio medico.
La mia gente non ha tempo per questo. Sua opinione è un po' diversa? Tieni a lei. Mia paziente, mia responsabilità. Trovate in base di SOS. Tre dottori feriti in tentativo di contenerla. Slegato le braccia, non ho resistito quando mi ha afferrato. Promesso di aiutarla. Mi ha chiesto per favore. Hai sempre difeso il tuo lavoro sulla genofagia. Perché hai cambiato idea? Non ho cambiato idea. All'epoca genofagia era decisione adeguata. Nuove circostanze richiedono correzione di rotta. E le circostanze sarebbero? Invasione di razziatori. Turian spacciati senza supporto Krogan. Krogan necessitano di minaccia unificata per sfogare aggressività. Simbiosi cooperativa. Nient'altro. Nessun obiettivo personale. Sto invecchiando, Shepard. Non restano molti anni, ma ancora miglior candidato per progetto. Pochi scienziati Salarian interessati a genofagia. Nessuno con mia esperienza. Dovevo farlo io. Qualcun altro avrebbe sbagliato? Forse. Posta in gioco troppo alta per inesperienza. Ma non solo questo. Mio lavoro. Sistemare le cose è mio lavoro. Dimostrare che posso farlo. Bella chiacchierata, Mordin. Grazie, Shepard. Lieto di essere tornato. Pensi di restare con noi quando sarà finita? Almeno finché i razziatori non sconfitti. Poi, non sicuro. Ho avuto impatto su Galassia. Modifica di genofagia. Cura di genofagia. Lavoro contro collettori. Decisioni. Sbagli. Potrei andare in luogo soleggiato. Sedere in spiaggia. Guardare oceano e raccogliere conchiglie. Impazziresti nel giro di un'ora. Potrei compiere test su conchiglie.